però molti particolari non li conoscevo. Quindi le comparse, una volta capito cosa veramente è successo nel 1799, si sono immedesimati, ma è stata una cosa straordinaria, perché per la maggior parte di loro è stata la prima volta, ed è difficile. Probabilmente è anche la realizzazione del set che ti portava ad entrare in quel periodo. Indubbiamente, Vito, però un conto è non sapere una storia, è un conto è aver curato la realtà dei fatti, quindi uno... Noi che abbiamo visto un po' di immagini, posso dire che da quello che ho potuto vedere con i miei occhi, vedo molta gente presa, è entrata nel personaggio, cioè lo noti dai visi, dalle emozioni, cioè si vede che sono entrati nella parte. E ripeto, non è facile, per la maggior parte di loro è la prima volta che... Sì, anche perché voglio dire, io ci sono stato domenica, c'era anche al di là della parte, come giustamente voi avete sottolineato, che tutti quanti si sentivano coinvolti, ma anche le persone, il pubblico, mettiamolo così, che assisteva, si è comportato in religioso silenzio, comunque si atteneva a quelle che erano le disposizioni proprio, quindi c'era partecipazione. Infatti, anche convinto, la nostra preoccupazione, una delle era quella, cioè che qualcuno del pubblico, viste le esperienze passate. Però ci siamo rimasti soddisfattissimi dal comportamento del pubblico, perché veramente sono stati esemplari, veramente si sono comportati a modo. Mario, dal tuo punto di vista, io prima sottolineavo il fatto che Sabino guardava a Carlo su Facebook, quindi animate il vostro spazio. Noi in altri siti abbiamo utilizzato il discorso della comunicazione. Ecco, da questo punto di vista, quanto è importante l'apporto che si dà tramite Facebook e quant'altro per poter divulgare queste rappresentazioni che poi magari resterebbero chiuse in un discorso locale? Sì, ha una componente importante, infatti il fatto di condividere, magari io scrivo sul mio blog, poi lo condivido comunque su Facebook e questo viene condiviso da altri gruppi e quindi c'è questa diffusione virale, se possiamo. Certo. Però è anche vero che, per esempio, per il casting è stato fatto un gazebo ogni settimana in piazza. Quindi c'è la gente che magari non ha accesso, le persone un attimino più grandi che non stanno a smanettare sul computer, si sono avvicinate, hanno visto le foto, hanno parlato con chi se ne occupava, con chi faceva i costumi. Oppure ci hanno incrociato mentre giravamo altre scene, quindi sono rimasti incuriosite. Ha fatto anche molto quello, perché poi alla fine se si riferiva a un pubblico più giovane, secondo me il discorso Facebook, il discorso della rete andava bene. Però integrare il mondo reale e quello virtuale, secondo me è stato la mossa decisiva, cioè la gente che si è registrato, che ha firmato la liberatoria, ha prenotato la prova dei costumi, secondo me è stato quello più importante. Che poi è chiaro che attraverso le foto di alcuni siti che incuriosiscono, perché ci sono tante foto dei vari set, oppure articoli su blog dove spiegano minuziosamente la questione, si può integrare tutto e quindi si arriva alla piena conoscenza di un discorso che è un buon mezzo di divulgazione, si può sfruttare, sì, è chiaro. È da sfruttare effettivamente. Tonio, facciamo questo altalena, Ruggeri, se per me ne ho facoltà. No, certo. Quanto è importante, alla fine si parla sempre di... Vabbè, prima Vito ha fatto una battuta, giriamo in economia, sì. Ok, ci siamo. Alla fine, tranne te, qualcuno che insomma sono più orientati a questo discorso, si parla di persone che non hanno mai avuto a che fare con questo tipo di ragione. Quanto è importante, non voglio dire la preparazione, ma forse anche la presa di coscienza di cui parlavamo prima, per espletare questi ruoli, che poi alla fine sono ruoli, ripeto, veri, che si rispecchiano quella che è stata la realtà. Come ho detto prima, innanzitutto bisogna conoscere la storia. Una volta conosciuta la storia, è chiaro che ti leggi il copione e devi entrare necessariamente nel personaggio. Non puoi improvvisare se conosci la storia. Per cui dai
o meglio, noi non è che siamo degli attori. Ma qualcuno dei corridoi suggerì, tanto chi la storia non la conosce, tra virgolette, prende per buono quello che vede. Era una provocazione da questo punto di vista. Assolutamente no, assolutamente. Perché ognuno, ripeto, avendo conosciuto la storia, si è immedesimato nei vari personaggi, per cui ha dato ognuno il meglio di se stesso. E l'abbiamo fatto veramente con tutto il cuore. Ma davvero, Vito, ripeto. Attenendoci naturalmente al testo, certo, alla realtà. E Vito me l'aveva già accennato diversi anni prima, che aveva questa idea. È un progetto. Prima lo provocavo, dicevo, sono 15 anni. Vabbè, è un progetto. Quando mi chiedono quando verrà fuori questo DVD, io dico nel 2790. Anche se nel 2014 avremo i primi DVD. No, no, allora, non avremo niente. Adesso diciamo che sta no, vabbè, adesso. Io mi auguro per i primi di giugno di essere pronto alla proiezione. E quindi già abbiamo del fatto lungometraggio. Del lungometraggio. Sempre dall'alto della tua esperienza, perché di questo dobbiamo parlare e dobbiamo tenerne conto, senza togliere niente, voglio dire, però avresti dato suggerimenti diversi da quelli che poi avete messo in pratica per l'espletamento anche dei ruoli stessi? Qualche problemino c'è stato, poi per un po' di mancanza di esperienza, perché insomma questo è stato un grossissimo lavoro da parte di Vito, però tutto sommato è andato benissimo. Qualcosina si poteva. Ecco, che cosa avresti voluto che andasse in un altro modo? Innanzitutto il dialetto, che è importantissimo. Sì, perché poi in effetti, qui ce n'è uno, non tutti siamo padroni di questa lingua. Ti dico un aneddoto. Quando si era piccolo, io sono del 49, quindi sono un po' vecchierello, allora c'era ancora purtroppo tanta ignoranza, no? Dappertutto. Quando andavo, ho cominciato la scuola elementare, prima, seconda, terza, quello che sia, sai quante botte ho preso da mia madre perché parlavo dialetto? Vietavano ai piccoli, ai ragazzini che andavano a scuola, di parlare il dialetto perché bisognava essere tutti italiani, italianizzati, parlare l'italiano, ed è stato un errore madornale. E io, francamente, oggi, quando sento i giovani parlare l'inglese, dico, ma in effetti, perché l'hanno italianizzato, per cui forse l'unico piccolo mio è stato questo, che bisognava provare un po' i vari personaggi nel dialetto, ma ripeto, sono quisquiglie, e il tutto è andato veramente bene, come prima esperienza qui a Mola, perché è la prima volta che si fa a Mola una cosa del genere, eh? Vito, veramente, ripeto, lui, la moglie, la figlia ci hanno messo anima e cuore. Tutti i collaboratori. Sì, vabbè, ma è un lavoro d'equipe. Non da poco. Per cui diciamo che va bene così, va benissimo così. Ecco, a questo proposito, quando voi parlate anche Vito, emerge proprio la passione che voi avete messo, però anche penso tantissimo sacrificio da parte vostra, dei collaboratori, insomma, di tutta l'equipe. Pensate che nel momento in cui verrà proiettato questo lungometraggio, verrà accolta l'essenza? Verrà accolta l'essenza? Il significato e la passione che voi avete. Sì, soprattutto perché vedo è tutto invernale, tutto in molise, eccetto i nobili che parlano l'italiano, veramente. Ma chi lo vedrà rimarrà senz'altro soddisfatto, e non solo a Mola, perché ci sono, se Dio vuole, altri progetti.